dove sei, Renato? Spiegaci un po' dove ti trovi. Ecco, adesso mi trovo alla Savoia di Lucania, siamo in Basilicata. Savoia di Lucania, che in realtà fino a un secolo, circa 120 anni fa, si chiamava Salvia e ha cambiato nome per un fatto storico importante che è stato anche a lungo dimenticato. Dietro di me, spero si veda bene, c'è un murales dedicato a Giovanni Passannante. E chi era? Era un anarchico, era un ex operaio, un ex domestico, ha fatto il barile, ha lavorato in un'osteria. Comunque lui attentò alla vita di re Umberto I nel novembre del 1878 durante una visita a Napoli del monarca Sabaudo. Il re si salvò perché riuscì a difendersi all'interno della carrozza e la regina Margherita gettò in faccia a questo ragazzo anche i fiori che aveva appena ricevuto. Insomma, l'attentato fallì, anche se poi Umberto I, come sappiamo, è morto in un altro attentato avvenuto a Monza 22 anni dopo, il 29 di luglio del 1900, per opera dell'anarchico Brescia. Ecco, quindi qui questo... Noi ci troviamo in Basilicata, comunque. Sì. No, abbiamo visto adesso a Maratea, tu mi dicevi che sei nei dintorni di Maratea. Ecco, siamo questo. Ieri da Maratea, però finisco di raccontarvi questa storia che ha dell'incredibile, perché questo Giovanni Passannante, diciamo, è sepolto qui da pochi anni, cioè praticamente la testa e il cervello, pensate, perché era stato decapitato per tenere nell'Istituto di Criminologia di Roma il suo cervello, che è stato, pensate, una cosa un po' macabra. C'è stato un movimento comunque che l'ha voluto riportare e seppellire qui nel suo paese. Prima sono stato a vedere anche la tomba, e c'è un movimento che vuol far tornare il nome Salvia in questo paese. C'è un movimento che probabilmente riusciranno anche a... Perché il Savoia di Lucania era stato un nome punitivo. Una delle misure che furono prese, intanto furono arrestati che tutti quanti i parenti, finirono anche loro in manicomio. È stata veramente una cosa molto, molto triste, una pagina di storia veramente dolorosa. E quindi ecco, parto da qui per dire che in questi borghi della Lucania interna, quella che un tempo si chiamava Lucania, ci sono molte cose da scoprire. Cioè, qui vicino c'è un altro paese dove è nato Rocco Petrone, che è l'ingegnere della NASA, che partecipò alla missione dell'Apollo 11 e in particolare progettò la rampa di lancio del razzo e fece il famoso countdown. Da questi paesini qua è partito Sì, Rocco Petrone della NASA partì da Satriano, da un altro paese di questa zona. Siamo nella Val Melandro e sono tutte vallate interne. Io vengo spesso in Basilicata, ma ecco, questa zona del Potentino non la conoscevo. Ed è stata una bella scoperta. Adesso, se volete, parliamo invece di Maratea. Allora, sì, parliamo del dottor di Maratea, perché ci hai mandato delle bellissime foto che adesso il nostro regista Davide Maggiolo, ringrazio, aveva iniziato. Ecco, allora, partiamo dal benvenuto che vi hanno dato con una bevanda tipica di questi luoghi, quindi è fatta con il limone, no? Perché in questi luoghi c'è proprio questa usanza. Parlaci un po' di Maratea, delle bellezze di questi luoghi, poi anche un po' della cucina, perché tu sei un giornalista enogastronomico. Quindi partiamo da questa immagine di copertina, chiamiamola così. Sì, l'ho scelta perché intanto è un benvenuto simbolico in Basilicata, peraltro in un posto simbolo, perché qui siamo al Santa Venere, che è un albergo con parco. Può andare avanti, regia, puoi andare avanti più veloce, tranquillo. Che arriva fino al mare. Ma che introduce un luogo assolutamente un 5 stelle. Allora, stiamo vedendo un buonissimo piatto in questo momento. Vedo le cose, sono mezze maniche. Cos'è questo piatto? Sì, sono mezze maniche, un piatto di mare con i calamari. Ma tornando a Maratea, mi prendeva a dire che questa finestra sul Tirreno che domina il Golfo di Policastro è la perla di questa regione, specialmente di quella affacciata sul Tirreno,
è dominata dalla statua del Redentore, una rupe alta 700 metri, è un luogo di una bellezza incantevole. Ecco, questa statua è stata progettata... Ma ci ricorda un po' il Brasile, eccolo qua. Renato. Sì, ci ricorda perché, un po' il Brasile questa statua. Difatti ricorda un po' la statua del Redentore del Corcovado, è alta 22 metri, è stata realizzata dallo scultore Bruno Innocenti nel 1965, abbraccia l'intero golfo di Maratea, che si divide in Maratea Porto, che è sul mare, e il vecchio borgo di Maratea, ma proprio questa visione che ricorda Rio de Janeiro è quella che colpì anche il conte Stefano Rivetti di Valcerco. Abbiamo anche l'immagine che, di questo conte. Che è importante perché quest'uomo, che era anche un industriale tessile, oltre ad avviare nella zona due stabilimenti, perché il tessile nel dopoguerra in Italia andava molto forte, era il tempo, non so, di Marzotto in Veneto, no? E sì. Lui si innamorò talmente di Maratea, che era allora assolutamente sconosciuta come località turistica, anzi l'economia era ancora di tipo silvopastorale, per cui insomma, si viveva dell'allevamento, e invece una località di mare assolutamente unica, la costruzione delle strade che hanno permesso di arrivare fin qua hanno valorizzato enormemente questo luogo, che oggi è molto esclusivo. E il conte fu uno degli artefici proprio di questa scoperta, perché fece arrivare qui diciamo un certo tipo di turismo d'élite, personaggi del mondo imprenditoriale, dell'aristocrazia, arrivarono anche teste coronate. Maratea è un luogo dove ci sono addirittura 40 baiette piccole, grandi. Abbiamo visto delle bellissime immagini, un'acqua meravigliosa, la regia. Alcune raggiungibili. Sì, alcune... l'acqua. Guarda che acqua spettacolare, proprio bellissima. Gode anche di un microclima straordinario. E tant'è un po' selvaggio, Renato, un po' selvaggio mi sembrano queste calette. Proprio il loro fascino è proprio questo, di essere un luogo incontaminato. Pensate che adesso insomma, c'è ancora una fioritura piuttosto importante che connota il paesaggio in modo splendido. È un'alternanza continua tra scogliere, dirupi, baie, queste montagne severe che chiudono, che proteggono quasi questo luogo, che è, ripeto, una piccola finestra della Basilicata tra la Campania. Ricordiamo che in Campania lì c'è Sapri, il luogo dove arrivarono i 300 giovani e forti, no? E sono morti. La poesia di Mercantini. Facci entrare, allora, spigolatrice, questa ragazza che è lì che sta pulendo il grano, spigolando il grano, si vede arrivare questa barca con Carlo Pisacane, che era andato per cercare di fare una piccola rivoluzione contro i Borboni, no? Sì, è uno dei fatti del Risorgimento. Nella poesia lei si è invaghita di questo e li ha seguiti finché li ha visti massacrare da queste truppe borboniche. Lo sapevano che questo era il loro destino. Comunque è uno dei tanti moti di insurrezione contro i Borboni che all'epoca... Un'ode del Risorgimento questa, una delle grandi odi del Risorgimento questa qui. Di Mercantini. Diciamo che poi la storia non è, ma attende ancora un aggiustamento, perché allora tutti questi che si opponevano al regime borbonico venivano definiti briganti, no? Il famoso brigantaggio, in realtà erano giovani che si ribellavano a un determinato potere che non aveva ancora dato garantito come sempre delle condizioni sociali, ecco, di minime di come sempre con Renato abbiamo la storia, il turismo, la cucina, le tradizioni e la bellezza soprattutto del nostro territorio. Questo viaggiatore molto curioso, perché tu sei un viaggiatore curioso ed è bella questa cosa, perché ci stai facendo conoscere una terra un po' lontana da noi, insomma. Sì, è una terra anche piccola, una regione piccola. Piccolina. Quando siamo andati in Molise, anche lì una terra molto piccola, presa una singola zona, quella di Termoli, siamo riusciti ad andare a scoprire delle chicche molto interessanti. E qui è lo stesso. Ma con te c'è anche Mimmo Vita, mi pare di aver sentito. Sì, c'è anche Mimmo, che adesso è in escursione.
senz'altro. E loro sono andati a vedere le cascate che rendono famosa la Savoia di Lucania. Poi andremo a vedere un'area archeologica a Satriano, e poi andremo a Sassa Castalda. Ci sono tanti paesini. Qui stasera saremo a Potenza, comunque. Va bene. Centro storico. È un viaggio alla scoperta di una Lucania minore. Qui ancora molti la chiamano Lucania, come veniva chiamata ai tempi dei Romani. E la grande Lucania storica era molto più grande dell'attuale Basilicata, perché per esempio tutta la parte sud della provincia di Salerno, il cosiddetto Cilento, in parte anche la zona di Praia Mare in Calabria, di Scalea, ecco, erano tutte zone della grande Lucania. C'è una cultura che accomuna queste aree di una regione rimasta tutto sommato così appartata e anche poco conosciuta dal grande turismo. E secondo me, ecco, questo viaggio sicuramente mi dà la possibilità di conoscerla più da vicino e di raccontarla, come oggi. Grazie. La storia di Giovanni Passannante credo sia stata davvero una curiosità. Sì, una curiosità. Abbiamo raccontato anche due storie molto importanti, questa dell'attentatore del re e quella di Pisacane, che voleva fare con 300 giovani e forti e sono morti una piccola rivoluzione contro i Borboni nel 1850 rotti, mi pare. Pochi ricordano, penso, l'autore di quella poesia, Luigi Mercantini. Sì, anch'io, no, non me la ricordavo, però è una poesia di cui tutti noi abbiamo ben impressa quella frase, perché è una frase che poi durante la poesia viene ripetuta due o tre volte, no? Vengono ripetute queste scenette dove si vede, si sente sta ragazza che li segue e dopo ripete, e dopo la frase, poi di nuovo verso la battaglia finale, poi di nuovo la frase. Tra l'altro, Pisacane deve essere stato davvero un bel ragazzo, perché lo descrive come biondo, con gli occhi azzurri, insomma, con questo fascino del capitano. Grazie Renato, grazie. Bene. Renato. Io volevo anche salutare Davide. Grazie, buon proseguimento. Bene, grazie a voi. Un saluto. Grazie, grazie a Titano e grazie soprattutto a Nato Malamanna.